Si è alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2017 del GM Europa Ovini. It's been a long day. Ad ospitare il vernissage della squadra Black and Green è stato l'auditorium rettorato dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Una sala gremita che ha dato il saluto alla squadra di patron Gabriele Marchesani, presente sul palco insieme a tanti altri ospiti non solo del mondo del ciclismo, ma anche di altri sport. Hey, who knew? Al suo fianco sono stati infatti presenti lo showman Pino Insegno, il responsabile della struttura amatoriale Federazione Ciclistica Italiana Gianluca Santilli, il senatore Antonio Razzi, il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, l'allenatore del Pescara Massimo Oddo, il presidente della squadra bianca-azzurra Daniele Sebastiani, l'arbitro di calcio Nicola Rizzoli e il responsabile dei designatori arbitrali Domenico Messina. Sono qua come testimonial per rendere anche un po' più tridimensionale la presentazione di questa squadra. Io il ciclismo non è che non lo ami, ma è veramente uno sport duro. Per me il ciclismo e pallanuoto sono le cose che mi fanno più paura di tutte, perché non sono in grado di affrontarlo, dico onestamente. Non ho il fisico da vero ciclista o pallanuotista. Ho un fisico, come si dice, da lanciatore di coriandolo, anche se sono professore di educazione fisica. Non si direbbe, ma lo sono, pensate un po'. La squadra che vuole innanzitutto lanciare i giovani, questo è sempre un bel progetto. Quello sempre. Quello in tutti gli ambienti dovrebbe essere così, sarebbe la salvezza di questa nazione, essere meritocratici nei confronti dei giovani, creare un ricambio generazionale importante senza soffrire il fatto che per te gli anni passano e c'è qualcuno che sopravanza, ma anche fare propri i successi di questi ragazzi e portarli avanti, essere tu, come sono testimonial di questa serata, essere testimonial dei ragazzi bravi e vedrai che quei ragazzi te ne saranno sempre grato e tu invecchierai mai da solo. È anche un discorso egoistico se volete, ma è quello. I giovani, quello, mai via largo di, a largo ai giovani sembra mai il nome di una piazza, non è altro che una bellissima voce in bocca ai politici, a certe situazioni che vogliono far vedere che c'è grande democraticità in tutto questo, ma non è così. In platea tra gli ospiti sono stati presenti Emidio Morganti, Elenito di Liberatore, il doppiatore Cristian Ianzante, il presidente della Proger Chieti Gianni Di Cosmo, il presidente di Vini Fantini Valentino Sciotti e il dottor Mario Pupillo, presidente della provincia di Chieti. Nicola Rizzoli, gli avranno chiesto in molti cosa ha provato a dirigere una finale dei mondiali. Beh, è un'emozione incredibile, scendere in campo al Maracanã con due nazionali come Argentina e Germania credo che sia una delle cose più belle di una carriera di un arbitro, più belle di una persona che ha avuto una passione che è cominciata quando aveva 16 anni. Potete immaginare il culmine entrando al Maracanã con il boato per la finale dei mondiali. Stasera parliamo di ciclismo, uno sport straordinario, uno sport che lei conosce bene. Sì, è uno sport molto, molto difficile, non è semplice, bisogna avere una bella squadra, un bel team e anche saper convivere con i propri punti di forza e le proprie debolezze. Quindi io stimo molto i ciclisti, credo che ci sia molto da imparare per la voglia di sacrificio, la voglia di lottare, la voglia di andare oltre gli ostacoli e credo che siano ad esempio per uno sportivo. Gabriele Marchesani è un grande appassionato di calcio e anche di ciclismo, anche un amico. Soprattutto un amico, io l'ho conosciuto come amico e dopo averlo conosciuto ho conosciuto la sua passione e credo che stia facendo veramente una cosa incredibile per questo piccolo movimento, come definisce lui, ma in realtà sta facendo una cosa grandiosa. Ho visto il team che ha formato ed è fatto di un paio di corridori molto interessanti. Come ogni anno, grande attenzione anche alla beneficenza, con due donazioni alla Massimo Oddo Onlus e alla AIL Onlus sezione di Chieti e Pescara. Cause you're a sky full of stars.
I'm gonna give you my heart. Andrea, per te quella passata è stata un'ottima stagione, sicuramente riparti con la voglia di far bene. Beh, certo, sicuramente. L'anno scorso ho avuto modo di mettermi in mostra nell'ultima gara in maniera particolare, però sono soddisfatto per tutto l'andamento della stagione. Mi sono messo molte volte al servizio della squadra e quando ho avuto l'occasione di giocarmi le mie carte penso che ci sono anche riuscito. Tue emozioni qui al GM Europa Ovino? Ma molto contento, dai, il progetto molto molto bello, le prospettive sono delle migliori, speriamo di fare bene, dai. Si comincia con una presentazione alla grande, insomma, qui ci sarà un po' il gota anche del calcio, è bello incontrare personaggi anche di altri sport. Sì, dai, diciamo una presentazione in grande stile, molti personaggi famosi e niente, dai, speriamo di divertirci. Che atmosfera hai trovato in questa squadra? Ah, ho trovato un'atmosfera intanto molto familiare, molto professionale a livello di struttura, con tanta voglia di crescere e sono veramente soddisfatto e allo stesso tempo anche sorpreso. Mi aspettavo un ambiente molto più contenuto, invece vedo che non tralasciano nulla e questa è un'ottima cosa sia per noi corridori che insomma per chi lavora anche lo staff. Sindaco, stasera tanti ospiti straordinari, quando Gabriele Marchesani si muove fa sempre le cose in grande. Sì, le fa in grande da quando era piccolo, perché io lo conosco da allora e quindi con lui ho condiviso molte delle buone cose che ha fatto e sono molto contento che se le stia facendo in un settore importante qual è quello sportivo e che è anche un grandissimo spot per l'intera nostra regione ma anche per la nostra città. Quindi questi sono gli elementi forti che io ascrivo a questa sua avventura come dirigente sportivo, cioè quella di essere un grande motore di promozione del territorio, promozione positiva, perché con lo sport e quello vincente in particolare si fa grande promozione positiva del territorio e poi, come dire, portare il nome del nostro territorio, delle nostre tradizioni ma anche delle nostre qualità in giro per il mondo vuol dire avere continuamente una finestra aperta in attenzioni sul nostro territorio. Ma te possiamo dire che lo scorso anno hai preso le misure, quest'anno può essere la tua annata? Sì, l'anno scorso ci sono stati alcuni risultati come il campione italiano, ma diciamo che possiamo migliorare molto per quest'anno. I tuoi obiettivi per questa stagione? Cercherò di far bene nelle gare nazionali e internazionali Under 23 e aiuterò i miei compagni nelle gare più importanti dei professionisti. Una squadra che sta crescendo ogni anno? Sì, sicuramente stiamo sempre diventando un team più forte, più coeso tra di noi e stiamo crescendo insieme. Gabriele, anche quest'anno tanti rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, insomma, quando lei si muove ha sempre tanti amici che la seguono. Ma innanzitutto noi come ogni anno cerchiamo di far divertire la platea, il pubblico che poi è composto da tanti sostenitori, dagli sponsor e dai nostri tifosi. Come hai detto tu poc'anzi, la nostra non deve essere una presentazione istituzionale, ma deve essere un qualcosa che debba far divertire la gente, perché comunque la gente ha bisogno di divertirsi e lo sport comunque si accomuna in questo, appunto perché crea divertimento a coloro i quali lo seguono e si appassionano. Lei investe non solo nel ciclismo, anche nel basket e nel calcio, insomma una passione a 360 gradi. Ma in effetti ormai la nostra filosofia aziendale che ho condiviso con la mia famiglia è quella appunto di essere presenti con le eccellenze che rappresentano oggi lo sport in Abruzzo. E grazie a questo obiettivo siamo riusciti comunque a creare tanta visibilità al nostro brand, ai nostri prodotti, che comunque oggigiorno, ringraziando tutto ciò che abbiamo fatto, i nostri prodotti sono conosciuti in tutta Europa.